Ma io ho l'abbonamento sul fare colazione alle 11 della mattina. Sono le 11? Sì. 11 e 5. Mi prendo la pesca. Ci facciamo il muesli. Ah! Ok, a posto, risolto. Poi oggi voglio fare anche grandi pulizie della casa, voglio sistemare, passare il mocio e tutte cose. Comunque mi dispiace veramente non trovare più il filtro ND, spero che sia in macchina. Volevo fare un esperimento, quindi visto che voglio fare uno sciroppo al limone con il basilico, mi serve un sacco di basilico. Quindi adesso deturpiamo di un bel po', tanto qua ne abbiamo un sacco. Non so quanto ne serva, ma noi ne pigliamo. Voi non avete idea del profumo che abbia sta roba. Ok, adesso noi dobbiamo prendere un paio di limoni. Non mi cadere da lì. Un paio di limoni. Uno. Oh signore. Questo è due limoni grossi. Adesso noi proviamo a seguire la ricetta che prevede quanti zuccheri? 80 grammi di zucchero. 80 grammi di zucchero e li mettiamo in un pentolino. Li mettiamo nella padella più piccola di questo mondo, cioè guarda che piccola. Allora, usiamo già per pesare 80 grammi, dai. Cacchio, è tanto zucchero. Così sono 90. Vabbè, facciamo abbondare. Ok, padellina. 100 ml d'acqua, 100 ml sono quasi un bicchiere. Così. Però qua dobbiamo abbondare perché abbiamo abbondato con lo zucchero. Ne facciamo 150. Cioè ragazzi, una pentola così piccola non l'ho mai vista. Ah, che roba. Mi tocca abbassare la testa, se no non si vede. Accendiamo. Adesso facciamo andare finché non si crea una specie di sciroppo. Intanto possiamo anche mettere via lo zucchero che non ci serve più. Quindi mettiamo via così. Il prossimo passaggio abbiamo il basilico. Basilico lavato, ora prendiamo il limone e spremiamo. Se c'ha il coltellazzo, la mannaia. Che bello. Allora adesso dobbiamo spremere questo limone qua, magari togliamo anche i semini. Potremmo addirittura mettere già tutto. Allora, prima lavo questa qua. Prendo il giardino, ora inizia anche il periodo dove ci sono un sacco di insettini che girano. Quindi uno mi tocca buttare spesso l'umido, due mi tocca chiudere le porte per eventuali zanzare, cosa che per adesso fortunatamente non pervenute. Le ho sentite un paio di volte e basta.
Ah sì, devo anche ricordarmi di mescolare qua l'acqua. Ah, quindi prendiamo un cucchiaino. Oh signore. Onde evitare di avere semini dopo, magari utilizziamo questo per catturarli. Ecco. Guarda quanti ne escono. Nel frattempo mescoliamo anche qua. Lo zucchero si deve sciogliere per bene e creare uno sciroppetto. Ok, allora adesso qua sotto, sono riuscito in qualche modo a setacciare tutti i semini. Quindi adesso buttiamo la fine del succo di limone con dell'acqua qua dentro. Questo poi lo laviamo, qua ci sono tutti i semini che possiamo anche buttare. Ho appena, insomma, mescolato quell'acqua con lo zucchero, ho assaggiato, ho fatto l'errore di assaggiare. C'è il demonio lì dentro, c'è una quantità di zucchero allucinante. Se non mi sono pigliato il diabete in questi anni, oh boy, adesso per forza di cose mi arriva. Allora, nella ricetta c'è scritto: per iniziare preparate la limonata, prendete il basilico pulendolo, togliete gambetti più lunghi e eventuali foglie essiccate, ok, versate in un pentolino 100 ml d'acqua, aggiungete lo zucchero, fatelo sciogliere con fiamma vivace fino a quando non avrete ottenuto uno sciroppo semidenso, che è completamente l'opposto di quello che stiamo ottenendo noi, però aspettiamo che finisca il processo di evaporazione. E aggiungete le foglie di basilico fresche che avevate messo da parte, il succo di limone, l'acqua e il ghiaccio. Ok, quindi l'acqua e il succo di limone è già dentro la caraffa. Io adesso potrei mettere metà. Sì, dai, metto metà basilico già dentro l'acqua. Quindi questo lo metto già qua dentro, così si prende un po' di gusto. Dai, mettiamo ancora di più. Ok, questa invece tagliamo da parte e la mettiamo nello sciroppo appena sarà semidenso. Quindi mai. Poi mescolate la limonata al basilico e portatela in tavola. Questa bevanda si conserva anche 3 giorni in frigorifero e più passa il tempo più acquista sapore. Numerose varianti, provate a sostituire il basilico con la stessa quantità di salvia. Ah, potrei provare una versione con la menta, una con la salvia, una col basilico, tipo fare le opzioni. Ok, secondo me non manca moltissimo. Ho messo fuoco vivace in un fuoco più vivace perché questo era piccolino, allora lì lo metto in quello più ciozzo. È ancora liquido, però tra un minutino. Sì, guarda, guarda, si sta formando. È ancora liquido, non so cosa intendono con semisolido, però rimane sempre di più attaccato al cucchiaio, dai, manca poco. Basta che qua esce tutto, sporco tutto. Allora ragazzi, adesso qua ci mettiamo il basilico dentro. Mamma mia, come ribolle zampilla. Spero di aver fatto la scelta giusta. Lasciamo qua. C'è un profumo di basilico, ragazzi, allucinante. Adesso c'è scritto, lo lasciamo qua un'oretta e poi lo mettiamo nell'acqua lì, col ghiaccio e tutto. Dobbiamo lasciarlo raffreddare. Ah, guardate qua questo sciroppo. Cioè, vorrei assaggiarlo questo, ma mi viene il cancro. Ebbene sì, devo finire questo risotto. Non solo chi ha inventato quella ricetta, ma perché io l'ho seguita. È completamente solido ora. Ho messo un pelo di acqua e limone dentro e qualcosa sto facendo. Adesso separiamo. Buttiamo dentro. E direi che possiamo anche metterci questo un pochino per pulire ancora. E continuiamo un po' così. Adesso basta mescolare un pochino. Ora, per rendere tutto perfetto, dobbiamo aggiungere il ghiaccio. Poi direi che lo lasciamo in frigo qualche ora, così questo pomeriggio, stasera è perfetto. Taste test,
assaggiamo la limonata, che oramai è qua da qualche ora, quindi si spera che il gusto sia piacevole. Dopo questo ho fatto anche la lavatrice, quindi adesso devo svuotare quella, così poi faccio partire la lavastoviglie. Sentiamo, innanzitutto il colore. Beh, il colore normalissimo dell'acqua, cioè non vedi giallo né niente. Sentiamo. Buonissima, pazzesco. Cioè, mi ricorda molto ovviamente le limonate che faccio io di solito. Allora, non so se la considererei dissetante come bevanda, anche perché comunque c'è lo zucchero, volente o nolente. Però ci sta, è molto buono, è molto refresh. È tipo se una sera si vuole fare, che ne so, una pericena senza voler bere, fai delle pizzette, tartine, così, e questa, spaziale. Voglio fare anche l'opzione con la salvia, come dicevo prima, e con con la menta, e vedere se c'è un pochino una differenza e di quant'è la differenza, e bim barabam. Quindi questo è perfetto. Tom, faccio un altro mezzo bicchierino. È proprio buona. È proprio buona. Noi lasciamo in frigo.